Buonasera dalla redazione del TG10, tra pochissimo il nostro telegiornale, in primo piano il nuovo colpo al potere economico dell''Ndrangheta, beni per 12 milioni di euro sequestrati al clan Pesce di Rosarno, mentre a Cosenza nel mirino degli inquirenti il tesoro della Cosca Muto. E poi una storia che viene da un circo, costretti a lavorare 18 ore al giorno, privati dei passaporti, dedotti a cercare il cibo nella spazzatura, il calvario raccontato dai carabinieri di Vibo da operai e artisti circensi di nazionalità bulgara in manette i proprietari del circo. E poi una storia di violenza, per 5 mesi ha perseguitato, minacciato e violentato una giovane di 16 anni, in occasione gli abusi sono stati commessi o sarebbero stati commessi anche nel bagno della scuola frequentata dalla ragazza, vittima un giovane di 19 anni, è stato fermato dai carabinieri a Lamezia con l'accusa di violenza sessuale. Questo e altro dopo i titoli. Nuovo colpo al potere economico dell''Ndrangheta, beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dal clan Pesce di Rosarno. I sigilli sono stati apposti ad aziende, immobili, denaro e titoli a Milano, Como e a Vibo. Altro sequestro da 2 milioni di euro a Cosenza, nel mirino degli inquirenti il tesoro della Cosca Muto. Costretti a lavorare 18 ore al giorno, privati dei passaporti, ridotti a cercare il cibo nella spazzatura. È il calvario raccontato ai carabinieri di Vibo da operai e artisti circensi di nazionalità bulgara, in manette ai proprietari del circo. Per 5 mesi ha perseguitato, minacciato e violentato una giovane di 16 anni. In un'occasione gli abusi si sarebbero verificati anche nel bagno della scuola frequentata dalla vittima. Un giovane di 19 anni è stato fermato dai carabinieri a Lamezia con l'accusa di violenza sessuale. Frana di Zumpano, la procura di Cosenza nomina due periti per verificare la situazione morfostrutturale delle colline. Entro 40 giorni la relazione preliminare, l'inchiesta partita dopo le denunce presentate dalle associazioni ambientaliste e dal geologo Carlo Tanzi. Non sono le regioni del sud le aree dove è più alto il tasso di evasione fiscale. Emerge da uno studio dello Svimez, il Veneto è la regione dove si evade di più, la Calabria registra gli stessi tassi dell'Emilia Romagna. Ancora buonasera dunque, continua nel Regino la controffensiva dello Stato verso l''Ndrangheta. Questa mattina sono scattati i sigilli a beni per un valore di 12 milioni di euro riconducibili alla Cosca Pesce di Rosarno, notificate anche due ordinanze di custodia cautelare a Salvatore Pesce e Claudio Lucia, referente della consorteria di Rosarno in Lombardia. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono nel Regino i beni sequestrati a mafiosi, il loro prestanome ammontano a 1 milione e 600 mila euro. L'azienda più ricca della provincia, come ha detto il procuratore della DD, Giuseppe Pignatone. Marisa Fallico, sentiamo. Ordinanza su ordinanza, provvedimento su provvedimento, la DDA Regina sta mettendo in ginocchio la temibile Cosca Pesce di Rosarno, una delle consorterie storiche dell''Ndrangheta, radicata non solo in Calabria ma anche in Lombardia, Piemonte, Campania e Lazio, dove ha investito gli ingenti proventi delle attività illecite. Stamani altri beni riconducibili ai Pesce sono finiti sotto sequestro. Società di servizi, di trasporto, aziende nel campo della ristorazione, una pellicceria, tutte in Lombardia, e ancora negozi di abbigliamento e laboratori artigianali nel Vibonese, un vigneto a Rosarno, obbligazioni, azioni, certificati di deposito per un valore complessivo di 12 milioni di euro. Eseguite contemporaneamente anche 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Pesce, fratello del presunto capocosca Antonio e padre di Giuseppina, la donna che subito dopo l'arresto lo scorso anno ha collaborato con la giustizia, salvo poi fare marcia indietro e ritrattare tutto, anche se le sue dichiarazioni sono alla base delle ultime operazioni condotte contro la potente famiglia di Rosarno. L'altro destinatario del provvedimento restrittivo è Claudio Lucia, considerato il referente dei Pesci in Lombardia, sia per quanto riguarda le estorsioni che il controllo della ristorazione ambulante. A Salvatore Pesci e a Claudio Lucia i provvedimenti sono stati notificati in carcere. Dunque continua la controffensiva dello Stato verso la consorteria di Rosarno, sia a livello di arresti che patrimoniale. Il sequestro di oggi segue a quello operato il 29 aprile scorso nel Vibonese per 4 milioni di euro e all'altro del 21 aprile scorso, sempre a carico di esponenti della Cosca Pesce, per ben 190 milioni di euro, nell'ambito dell'operazione All Clean, che ha visto i sigilli a ville, appartamenti, distributori di benzina, vetture, terreni e persino 2 squadre di calcio.
Altri 7 milioni erano stati sequestrati nell'aprile 2010 durante l'operazione All Inside. Nell'ultimo anno sono circa 80 gli affiliati alla cosca pesce finiti in carcere, 76 dei quali rinviati a giudizio 2 settimane fa dal GUP di Reggio Calabria. Ma la 'ndrangheta, si sa, teme molto di più la sottrazione dei patrimoni che il carcere. Dal 2009 ad oggi, nella sola provincia di Reggio, sono stati sequestrati beni per oltre 1.600.000 euro. L'azienda più importante della provincia, come ha detto ironicamente il procuratore Pignatone. E ancora un maxi sequestro di beni, questa volta nelle disponibilità di un presunto affiliato alla cosca Muto di Cetraro, i sigilli a terreni, fabbricati e conti correnti per un valore di 2 milioni di euro. Camillo Ida, sentiamo. Un ristorante, uno stabilimento balneare, una villa e terreni abbonifati. Stabilimenti balneari, una società immobiliare, un'agenzia per la gestione di servizi turistici, alberghi, residence e pizzerie in provincia di Cosenza e in provincia di Rimini, attività commerciali a Cosenza e a Rende. Tutti beni intestati ad Agostino Briguori, 43 anni, originario di Bonifati ma residente a Mendicino. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP distrettuale di Catanzaro, è rimasto coinvolto nell'operazione Cartesio, che il 4 agosto del 2009 ha portato all'arresto di 112 persone ritenute affiliate al clan Muto di Cetraro e al sequestro di beni per 70 milioni di euro. Carabinieri e Guardia di Finanza, su ordine della Procura Antimafia di Catanzaro, avevano indagato su un presunto giro di usura con centinaia di vittime. Dopo l'inchiesta e il processo, stamani gli uomini dell'Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza hanno proceduto al sequestro di attività turistico-ricettive nel Cosentino e nella Riminese, a Bellaria e Egea Marina, ritenute il frutto di questa attività illecita. A Briguori viene contestato di aver investito denaro sporco per conto della cosca Muto per gestire negozi, agenzie e stabilimenti balneari. Il tesoro amministrato dal 43enne per conto del clan ammonterebbe ad oltre 2 milioni di euro. Insieme al sequestro dei beni ci vuole attività collaterali e devo dire che tutta la società civile, le amministrazioni pubbliche, non solo la Polizia di Stato, deve collaborare e unirsi a noi. È insieme che possiamo veramente risollevare questa terra. Andiamo adesso a Vibo Valentia, dove i carabinieri hanno arrestato 2 persone proprietarie di un circo. È stata la denuncia presentata da alcuni operai e artisti circensi di nazionalità bulgara a far scattare le indagini. Gli immigrati, ai quali erano stati sottratti i passaporti, erano costretti a lavorare per 18 ore al giorno e per mangiare spesso cercavano il cibo tra i rifiuti. Sentiamo. Una triste vicenda di sfruttamento e di riduzione in schiavitù è venuta alla luce a Vibo Valentia, dove i carabinieri della compagnia hanno scoperto le vicende di alcuni cittadini bulgari dipendenti del circo Vanet Togni, giunto in città da pochi giorni, privati dei loro passaporti, costretti a lavorare per 18 ore al giorno ed a procurarsi il cibo elemosinando tra i rifiuti alla fine degli spettacoli. La vicenda è emersa quando i protagonisti si sono presentati accompagnati da alcuni sindacalisti alla stazione dei carabinieri diretta dal maresciallo Nazareno Lopriato per denunciare la loro situazione. Una donna, Egle Lozopone, titolare del circo, ed il figlio, Giuseppe Mavilla, sono stati arrestati per violenze private e riduzione in schiavitù. Secondo quanto emerso dal racconto degli operai e degli artisti circensi, quello che nelle loro aspettative avrebbe dovuto essere un lavoro onesto si è rivelato una vera e propria prigionia. Infatti, secondo quanto denunciato dalle vittime, la proprietaria del figlio, quando i lavoratori venivano assunti, immediatamente sequestravano loro documenti e bancomat per impedirgli di allontanarsi, sottoponendoli a turni di lavoro massacranti che cominciavano dalle 6:30 del mattino per non finire prima di mezzanotte. Un vero e proprio sfruttamento che veniva ricompensato di tanto in tanto con non più di 150 euro al mese concesse a rate di 10 o 20 euro. Come se non bastasse, veniva loro consentito di uscire dal campo del circo solo per andare a distribuire i volantini pubblicitari per le strade, ma sempre sotto stretta sorveglianza. Ascoltata la storia, gli uomini dell'arma si sono recati sul posto per verificare la denuncia, rinvenendo nel caravan della donna i documenti degli immigrati e scoprendo come le condizioni igieniche in cui i bulgari erano costretti a vivere fossero a dir poco disumane. In 7 dividevano una serie di loculi ricavati sul piano di carico di un camion, privi di riscaldamento, acqua corrente e gas, ed erano costretti a recarsi su di un altro camion dove era stato allestito un improvvisato bagno condiviso da decine di persone al giorno in pessime condizioni igieniche. In una situazione analoga vivevano anche alcuni artisti costretti a vivere in roulotte fatiscenti, continuamente inondate dall'acqua piovana, senza finestre, senza riscaldamento.
Da qui il sequestro del camion e l'arresto di madre e figlio. Ora le vittime sono state accompagnate in una struttura in grado di ospitarli per qualche tempo in attesa di poter riprendere una vita normale. Ancora cronaca questa storia che arriva dalla Lamezia Terme, dove per 5 mesi una ragazza di 16 anni sarebbe stata perseguitata, minacciata e violentata da un giovane di 19. Gli abusi sarebbero venuti anche nel bagno della scuola frequentata dalla presunta vittima. Sentiamo Stefania Belvedere. Dopo 5 mesi d'inferno non ce l'ha fatta più ed ha chiesto alla psicologa della scuola di raccontare quanto le stava succedendo. Paola, usiamo un nome di fantasia, appena sedicenne, è stata ripetutamente violentata da un ragazzo di 19 anni. Una lunga scia di episodi che l'hanno vista a suo malgrado protagonista. Il giovane la tormentava, la ricattava attraverso decine di SMS giornalieri, con i quali la minacciava di morte se avesse detto qualcosa ai suoi genitori. La ragazza ha raccontato di non trovare pace neanche a scuola, riferendo di essere stata costretta ad appartarsi con lui in bagno. In quell'occasione il giovane avrebbe anche minacciato un operatore scolastico che era intervenuto in difesa della ragazza. L'ultimo episodio si sarebbe verificato nello scorso mese di marzo, quando il giovane si sarebbe reso responsabile di atti di libidine ai danni della stessa, che per l'occasione è stata tenuta ferma da due ragazzi marocchini, amici del ragazzo. Stamattina i carabinieri di Lamezia si sono presentati a casa del giovane per arrestarlo. L'accusa è di violenza sessuale ai danni di una minore. Entro 40 giorni la verità sulla frana di Zumpano. La Procura di Cosenza ha nominato i consulenti tecnici che esamineranno lo stato del terreno delle colline alle porte della città dei Bruzzi. L'inchiesta avviata dopo le denunce presentate dal geologo Carlo Tanzi e dalle associazioni ambientaliste Lega Ambiente e WWF. Ostrava Baldino, sentiamo. Per la frana di Zumpano la Procura di Cosenza ha nominato due esperti, si tratta del professor Gino Crisci e dell'ingegnere Maurizio Ponti, i due consulenti tecnici a cui il Tribunale di Cosenza ha conferito l'incarico dovranno accertare la situazione morfostrutturale delle colline il cui terreno è scivolato a valle, verificare se esistano ulteriori rischi di smottamento, controllare se siano state adottate le misure di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini. Entro 40 giorni al procuratore capo del Palazzo di Giustizia di Cosenza, il dottor Dario Granieri, sarà consegnata una relazione preliminare. L'inchiesta aperta a seguito delle denunce presentate dal geologo e ricercatore del CNR Carlo Tanzi e dalle associazioni ambientaliste Lega Ambiente e WWF, dopo la frana di vaste dimensioni che si è verificata il 2 marzo scorso e che ha provocato seri danni ad una struttura commerciale. Questa zona è pericolosa, come sostengono gli atti depositati in procura, oppure si tratta di eventi naturali non prevedibili. Ci sono delle responsabilità da individuare. Dalle conclusioni a cui giungeranno i consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero, la risposta a queste domande. Cambiamo argomento. L'alcolismo non è un vizio ma una malattia e come tale può essere curata. Il messaggio dell'Associazione Alcolisti Anonimi, che anche quest'anno ha organizzato il raduno di Primavera del Sud. L'appuntamento è per domani a Sibari. Sentiamo Isabella Roccamo. Spesso si comincia a bere per superare le incertezze, le difficoltà del vivere quotidiano e anche in Calabria sono sempre più i giovani che fanno uso di alcol. Un bicchiere dietro l'altro che alla fine fanno sprofondare nel tunnel dell'alcolismo, un tunnel però dal quale è possibile uscire. E questo è il messaggio di Alcolisti Anonimi, associazione di autoaiuto gestita da soli alcolisti, fondata negli Stati Uniti nel 1935 e presente in Italia dal 1972. Uomini e donne che hanno superato oppure che stanno superando il problema, che mettono in comune la loro esperienza per aiutare gli altri ad uscire dall'alcolismo. Oggi siamo andati nella sede di Cosenza di Alcolisti Anonimi, dove è stato illustrato il secondo raduno di Primavera del Sud, in programma a partire da domani a Sibari. E questo è il secondo raduno che viene fatto al Sud. E in questo senso lo scopo è di cercare di aumentare la conoscenza e la diffusione degli strumenti e delle metodologie che servono ad aiutare al recupero di persone con problemi di alcol anche al sud, dove oggettivamente le strategie per affrontare i problemi di alcol sono meno diffuse che al nord. E per questo in questo senso il raduno di Sibari, che sarà il 6, il 7 e l'8,
è una data importante perché significa un modo, come dire, un aumento della consapevolezza anche del Sud in tema di problemi di alcolismo. Sono 6 i gruppi presenti in Calabria frequentati dai 6 ai 15 alcolisti. I singoli alcolisti mantengono l'anonimato perché per molti che si avvicinano ai gruppi l'anonimato è garanzia di riservatezza, ma c'è anche un altro significato, e cioè all'interno del gruppo si è tutti uguali, nessuno può essere giudicato o escluso. I problemi di alcol vengono frequentemente confusi con i vizi piuttosto che con aspetti di tipo morale. In realtà, dal punto di vista medico e anche dal punto di vista di come la vede l'Associazione Alcolisti Anonimi, il problema dell'alcolismo è una malattia. E quindi come tale la cosa vantaggiosa è che può essere curata. Parliamo adesso di evasione fiscale, perché per una volta la Calabria non è maglia nera in una graduatoria. Da uno studio dello Svimez emerge infatti che si evade di più al centro-nord ed è il Veneto la regione dove si registra il tasso più alto di evasione. Anna Franchino, sentiamo. Chissà cosa diranno adesso tutti coloro i quali non hanno perso occasione per sparare a zero sulla Calabria e nei confronti del Mezzogiorno in generale sulla questione evasione fiscale. Ci hanno dipinto come un popolo di furbetti. Oggi questo esercito di malpensanti deve ricredersi, perché lo Svimez, che non è certo una fonte per così dire di basso livello, chiarisce i termini della questione e ci restituisce l'immagine di un paese che almeno sul fronte dell'evasione è unito. E così si scopre che il Sud evade meno del centro-nord e che la Sardegna è la regione più virtuosa e che la nostra regione, cioè la Calabria, fa registrare gli stessi tassi di evasione niente poco di meno che della colta, attrezzata e super sponsorizzata Emilia-Romagna. Ciò basta dunque a smentire i soliti noti per i quali in questa parte del paese risiede tutto il peggio del peggio. Tante, troppe analisi affrettate, ricolme di pregiudizi e luoghi comuni. Lo Svimez ristabilisce la verità, e cioè che in Italia i furbi albergano in tutte le regioni, se è vero come è vero che nel Mezzogiorno fanno registrare una percentuale pari al 18% e al centro-nord del 19%. Sarebbe interessante ora ascoltare i commenti di quelli che non ci amano e che fanno fatica ad accettare che le pratiche del malaffare sono visibili lungo tutto lo stivale. Adesso andiamo a Paola, dove il maltempo purtroppo ha rovinato i festeggiamenti per San Francesco di Paola. Sono stati annullati alcuni eventi, alcuni importanti, come la tristissima processione a mare del Santo Mantello. Stratico, sentiamo. Per colpa del maltempo davvero inclemente, parecchi degli appuntamenti della seguitissima festa in onore di San Francesco di Paola, patrono della Calabria e della gente di mare, sono stati annullati. Il Santo Mantello, quello con cui Francesco ha attraversato lo stretto di Messina, utilizzandolo come una barca, non è uscito per l'attesa processione a mare. Nell'ultima giornata di festeggiamenti si è almeno perpetuata la tradizione della solenne processione, che ha attraversato la città natale del Santo. Poi, arrivati in Piazza Pizzini, c'è stata la consegna a San Francesco delle chiavi della città. Benedici i vicini di lontani, gli emigrati in terra straniera per assicurare il pane ai loro figli, che ti ricordano certamente con tanta nostalgia. Guarda e proteggi la gioventù studiosa, gli artigiani e i contadini, i professionisti, il clero, l'intero popolo cristiano. Nelle tue mani affidiamo le chiavi della città, perché tu ne sia sempre l'angelo tutelare per difenderla da ogni calamità, da ogni sciagura, da ogni insidia, da ogni male. Questa cerimonia è quasi un voler rafforzare quel legame profondo che da più di 500 anni identifica la ridente cittadina tirrenica con il suo santo. Poi ancora tutti insieme ad acclamare, pregare ed invocare in processione, fino alla sera, uno dei più grandi santi della Chiesa, uno degli uomini più straordinari della storia. Un'opera teatrale virtuale come non si era mai vista prima. Il Rendano celebra il 5° centenario della nascita del filosofo Bernardino Telesio con una rappresentazione lirica che unisce la suggestione del coro presente sul palco con gli ologrammi virtuali tridimensionali. Artisti internazionali diretti dal maestro Franco Battiato, che regala alla città di Abruzzi una interpretazione inedita della vita e del pensiero di Telesio. Si fa in scena domani sera, si replicherà poi sabato e domenica. Soddisfatta la direzione del teatro di tradizione, ottima la risposta del pubblico. Emilia Canonaco, sentiamo.
La statua bronzea di Bernardino Telesio padroneggia in piazza 15 marzo e poco importa se il filosofo cosentino dà le spalle all'antico teatro Rendano che per 3 giorni a partire da domani gli dedicherà un'opera lirica. Regia e musiche originali sono del maestro Franco Battiato, le prove naturalmente sono off limits. Cos'è questo Telesio di Battiato? Beh, io penso che sia un'operazione unica. Intanto io, guardi, voglio dire ai vostri telespettatori che ho l'orgoglio e anche il privilegio di avere lavorato con Battiato, che è un grande artista, un grande poeta, e poi un giorno nei confronti di Cosenza, per quello che lui ha fatto per questa città, si scoprirà anche che è un grande uomo. Una grande sfida come poche in passato che Rendano si prepara a vincere. Questa opera alla fine avranno lavorato 146 persone. La cosa eccezionale, interessante, voglio dire, è che 30 vengono da fuori e 116 sono tutte maestranze nostre. Quindi questa è per me una grandissima soddisfazione. All'interno di questo numero di 116 c'è anche, naturalmente, c'è l'orchestra, Filarmonia Mediterranea, c'è il coro, per l'occasione ribattezzato coro Bernardino Telesio, e poi ci sono tutti i tecnici che sono, come dire, che non hanno temuto il confronto con i tecnici che arrivavano da fuori. Io sono molto orgoglioso anche di questo. Tutto esaurito per la prima di domani sera, ma i biglietti non sono ancora finiti. Ci può dire quanti posti ci sono ancora? È disponibile circa un centinaio, un centinaio di posti. Sì, ancora ci sono. I prezzi? I prezzi vanno dal più caro, 50 euro, al più economico, 23 euro. Che tipologia di gente è venuta ad acquistare il biglietto? Molti giovani, questo mi fa molto piacere. Sicuramente sarà un lavoro fatto bene, perché è una persona, comunque un artista con la maiuscola. E poi perché è anche una cosa originale, comunque non è una rappresentazione teatrale, diciamo, normale, ma c'è un tocco di originalità e di... è qualcosa di diverso, insomma, quindi ci incuriosisce in questo senso, ecco. All'ingresso del teatro c'è chi aspetta pazientemente di incontrare Battiato. Tu non sei un po' troppo giovane per essere già un fan di Battiato, insomma, un artista molto impegnato, molto profondo. Vabbè, possiamo dire che è un artista comunque, cioè che non ha età. È scordata però da chitarra. Niente, si sa che è scordata, però giusto per... Perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Anche noi lo aspettiamo e l'attesa non è vana. Maestro? Sì? È un'opera olografica, cioè abbiamo registrato l'attore, i cantanti, i danzatori, e che sono diventati ologrammi. È una strada nuova. Sono uno di quelli che pensa che un pubblico deve essere predisposto a sentire qualcosa senza una prevenzione, perché se tu ti aspetti qualcosa o hai in qualche modo un atteggiamento negativo verso l'opera, meglio se stai a casa. E questo è il punto. Telesio invece a lei che cosa ha lasciato, che cosa lascerà? Quest'opera. Grazie. Ciao. E vediamo che tempo farà il meteo. Il TG finisce qui, vi lascio alla programmazione della rete, il TG torna e poi alle 22.30 in diretta. Vi ricordo già da ora che alle 23.30 ci sarà un Focus Sport con Franco Segreto che intervista il capitano del Cosenza, Stefano Fiore. A dopo.